In conferenza stampa con Alessio Esposito, centrocampista dell'Audace Cerignola, si avvicina sempre più quella che sarà la finalissima contro il Taranto. Come state? Come arrivate a questo match fondamentale per la vostra stagione? Arriviamo carichissimi anche grazie all'aiuto comunque della città che ci sta sostenendo come ha sempre fatto comunque dall'inizio dell'anno. Quindi non vediamo l'ora di dare questa gioia a tutta la città e alla società che lo merita. Domenica quindi doppio appuntamento per voi, non soltanto sul campo ma anche con la storia, perché si possono aprire degli spiragli importanti verso il traguardo chiamato Serie C. Ci fa piacere tanto perché siamo arrivati a questo appuntamento e possiamo scrivere davvero la storia per il Cerignola Calcio. E questa cosa ci rende fieri e orgogliosi di noi. Ci aspetterà una bella battaglia, ma ormai siamo pronti. Ecco, non sarà semplice contro il Taranto. Che ci dici su questa squadra? Lo chiediamo a te, che sei uno che lotta parecchio sul campo. Il Taranto è una gran bella squadra, comunque l'abbiamo visto anche in campionato, è arrivata soltanto 4 punti dietro di noi. In casa abbiamo pareggiato e fuori abbiamo perso, quindi diciamo che mancherebbe la vittoria a noi e siamo pronti comunque a regalarla ai tifosi e alla piazza. Hai già invitato la nostra città, i nostri tifosi a gremire il Monterisi, lo hai fatto con un messaggio Sì. simpatico e originale. Cosa ti senti di dire loro per domenica? Fino ad ora ho sentito che sono stati venduti abbastanza biglietti, però quello che sento davvero di dire è che per quanto riguarda me da calciatore vorrei davvero alzare la testa e vedere che non ci sia nessun posto libero davvero al Monterisi domenica alle 16. Grazie ad Alessio Esposito, in bocca al lupo. Salve.